SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. È stato approvato il decreto sulle restrizioni anticontagio in vista delle festività natalizie. Stop allo spostamento tra regioni, anche se nella stessa fascia di colore. A Natale e Capodanno non si potrà uscire dai confini comunali. Sono 1.766 casi di coronavirus registrati in Emilia-Romagna in 24 ore, 85 nuovi decessi. Nell'ultima settimana gli ospedali romagnoli hanno superato il livello rosso del piano Covid dell'AUSL, quello che comporta la riduzione dell'attività ordinaria. Arriveranno a gennaio, secondo le stime, i primi vaccini anti-Covid nella nostra regione. Al bacino romagnolo sarà destinato il 25% del totale, pari a 40.000 dosi. Saranno prima di tutto destinate al personale sanitario. I carabinieri di Imola hanno arrestato tre uomini residenti nel bolognese che stavano per rapire l'ex fidanzata di uno di loro. Secondo i riscontri delle forze dell'ordine, il gruppo aveva intenzione di uccidere i suoi genitori e il nuovo compagno. È iniziata la campagna di disoccupazione agricola della CGIL, ma le prospettive per il 2021 non sono buone. Le difficoltà quest'anno hanno riguardato soprattutto il settore dell'ortofrutta. Calcio, il presidente della Cesena Corrado Augusto Patrignani è soddisfatto di come i bianconeri stanno affrontando la stagione di Serie C 2020-2021. Al momento il Cavalluccio milita in zona playoff. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati al nostro notiziario. Come di consueto cominciamo e apriamo con i dati che riguardano l'epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 1.766 nuovi casi da ieri su un totale di circa 18.000 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti è del 9,8%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 44,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 320 nuovi casi, a seguire Modena 277, Reggio Emilia 240, Rimini 209 e poi Piacenza 164 nuovi casi, Parma 122, Ravenna 112, Ferrara 104 e ancora Imola 135. Nel territorio forlivese sono 58 le nuove positività da ieri, nella Cesenate 25 purtroppo si registrano 85 nuovi decessi. Ma veniamo alle regole per gli spostamenti nelle festività natalizie. Stop allo spostamento tra regioni, anche se nella stessa fascia di colore. È stata raggiunta infatti l'intesa del Consiglio dei Ministri dopo lunghe trattative sulle festività di fine anno. Vediamo allora quali saranno le limitazioni. Natale e Capodanno dovranno essere festeggiati chiusi all'interno dei propri confini comunali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge sugli spostamenti in vista del Natale, varato mercoledì sera dal Governo per contrastare l'epidemia Covid. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono dunque bloccati, a conferma delle indiscrezioni e delle anticipazioni dei giorni scorsi, gli spostamenti tra le regioni e vige il divieto di raggiungere le seconde case. Per evitare una possibile terza ondata di contagio,
contagi il governo stringe sui contatti e dopo un intenso e dibattuto confronto ha prevalso la linea dura. Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo aver analizzato i dati della curva epidemiologica settimanale, firmerà le nuove ordinanze che da domenica dovrebbero riportare l'Emilia-Romagna in zona gialla. Nella bozza del DPCM viene allargato il coprifuoco per il Capodanno, che sarà spostato alle 7 del mattino e non alle 5 come gli altri giorni. Gli spostamenti dalle 22 alle 7 saranno quindi giustificati soltanto da comprovate esigenze lavorative e per motivi di salute. Le misure contenute nel nuovo decreto resteranno in vigore fino al 15 gennaio, mentre il cosiddetto pacchetto di interventi per Natale sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio. In primo piano nella bozza ministeriale anche la scuola, con il richiamo per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che a decorrere dal 7 gennaio 2021 al 50% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. Il fronte sanitario, nell'ultima settimana gli ospedali romagnoli hanno superato il livello rosso del piano Covid dell'AUSL, quello che comporta la riduzione dell'attività ordinaria. Diminuiscono però i nuovi positivi al virus. Nella settimana che va dal 23 al 29 novembre, le positività al coronavirus in Romagna sono state circa 3.700, in lieve calo rispetto alla settimana precedente. Per la prima volta, dall'inizio della seconda ondata, il tasso dei tamponi e risultati positivi è sceso e si è attestato appena sotto il 9%, in calo in tutte e tre le province romagnole e più basso rispetto alla media nazionale. Aumentano ancora i morti per coronavirus. Nell'ultima settimana sono stati 72. Continua ad andare male anche il dato sui ricoveri, aumentati ulteriormente nella settimana di riferimento. Questi hanno fatto superare agli ospedali romagnoli il livello di allerta rosso del piano dei posti letto dell'AUSL, quello che comporta la riduzione delle prestazioni sanitarie ordinarie. Per ora, ha precisato il direttore sanitario dell'AUSL Romagna Mattia Altini, questo incremento non ha compromesso, se non in piccola parte, le attività a favore dei pazienti non Covid. Ciò che va dunque scongiurato è un ulteriore aumento dei ricoveri. Un flebile segnale di speranza lo si riscontra nel calo, ancora ad una sola cifra, dei ricoveri in terapia intensiva. L'incidenza di questi pazienti sul totale della popolazione romagnola rimane più bassa della media regionale. Il fatto poi che i contagi siano in diminuzione fa ipotizzare all'AUSL Romagna che la curva dei ricoveri si stabilizzi. Ipotesi che devono trovare conferma nei numeri. Numeri che necessitano ancora una volta dello sforzo della cittadinanza, prosegue Altini, nel seguire con perizia le buone pratiche mirate a limitare il contagio. Occhi puntati sullo shopping e sugli incontri natalizi. Arriveranno a gennaio, secondo le stime, i primi vaccini anti-Covid nella nostra regione. Le problematiche da affrontare sono molte, dal numero di persone da vaccinare fino alla gestione logistica delle dosi. L'ha spiegato il direttore dell'AUSL Romagna, Carradori. Le prime dosi di vaccino che arriveranno in Romagna basteranno per poco più di 40.000 persone, ha spiegato il direttore dell'AUSL Carradori, che in un colloquio con il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha fatto il punto sulle prime dosi della cura anti-Covid che dovrebbero arrivare a inizio 2021. La regione ne ha ordinate 340.000, numero che va immediatamente dimezzato perché ci vogliono due dosi per ogni persona. Di queste solo il 25% dei flaconi di vaccini è destinato alla Romagna. Il totale fa circa 42.000 persone nel nostro territorio che potrebbero essere vaccinate a gennaio. Questo è il motivo per cui bisogna ridurre la platea di chi potrà ricevere le prime dosi e innanzitutto verranno distribuite al personale sanitario. Noi non avremo nella prima istanza un numero adeguato di cui le priorità di cui parlavo prima. La gestione logistica è una cosa incredibile. I vaccini devono essere conservati a meno 70 gradi, per questo l'AUSL ha individuato 4 punti logistici, 2 a Cesena, 1 a Rimini e 1 a Ravenna. La distribuzione deve essere fatta in fretta. Perché quando si apre una scatola che contiene delle flaconi pluridose, questa deve essere consumata entro 5 ore e dentro ci sono qualche cosa come 576 dosi. Bisognerà quindi individuare delle postazioni in cui riuscire a vaccinare centinaia di persone in poche ore prima che il vaccino perda la sua efficacia, nonché reclutare il personale medico. Quindi adesso ci stiamo lavorando in quel senso per essere assolutamente pronti nella pianificazione prima, vuol dire, di Natale, in modo tale da essere pronti per la somministrazione il giorno dopo che ci arrivano. E speriamo sia il mese di gennaio.
Ah, certo. Passiamo alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola hanno arrestato tre uomini residenti a Bologna e provincia che stavano per rapire l'ex fidanzata di una di loro e che avevano anche intenzione di uccidere i suoi genitori e il suo nuovo compagno. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Erano in tre e avevano elaborato un piano pericolosamente ambizioso: sequestrare l'ex fidanzata di uno di loro, addormentarla e poi uccidere i suoi genitori e il suo nuovo compagno. Non sono però per fortuna riusciti a realizzare il loro intento. Lunedì notte i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola li hanno fermati poco prima che entrassero in azione e li hanno arrestati. Protagonisti di una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in una sceneggiatura da film sono un 37enne di Pianoro, un 45enne di Bologna e un 25enne di Casalecchio di Reno. Il primo era seduto al posto di guida, il secondo sul sedile anteriore e il terzo su quello posteriore di una Fiat Panda rossa ferma davanti all'ingresso di un condominio di via Antonio Vivaldi con il motore acceso. I militari dell'arma, impegnati in un'attività di controllo del territorio in zona Pedagna, si sono avvicinati, essendo tra l'altro in vigore in quel momento il coprifuoco anti-Covid. Hanno chiesto ai tre di motivare lo spostamento e loro, agitati, hanno fornito spiegazioni contraddittorie. Hanno detto di essere tre operai che avevano appena concluso il turno di lavoro, ma insospettiti i carabinieri li hanno portati in caserma e hanno perquisito sia loro che il veicolo. Nel portabagagli dell'auto c'era un borsone con un passamontagna, due paia di guanti, uno straccio che avvolgeva un coltello da macellaio, un paio di forbici, una scatola contenente un laccio emostatico e un paio di manette. Nel sedile posteriore, inoltre, è stato trovato un bastone di metallo con punta di plastica creata artigianalmente. A quel punto i tre uomini hanno ammesso di voler sequestrare l'ex fidanzata del 45enne, una ragazza di 23 anni che vive e lavora a Imola, per attuare poi il resto del piano coinvolgendo i genitori e l'attuale compagno di lei. La 23enne è stata quindi rintracciata dai militari, ha riferito di aver avuto una relazione sentimentale con l'uomo che si era però conclusa lo scorso gennaio e di aver scoperto tramite un amico comune che il suo ex, non accettando la fine del rapporto, stava escogitando un modo per rapirla, costringerla a riprendere la storia e trasferirsi altrove con lui. La ragazza non aveva dato troppa importanza a quelle affermazioni, aveva iniziato a preoccuparsi cambiando stile di vita e prestando attenzione ogni volta che usciva di casa, ma non si era ancora rivolta alle forze dell'ordine. I tre uomini, senza precedenti, sono stati quindi arrestati per atti persecutori e tentato sequestro di persone, trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, su disposizione del sostituto procuratore di Bologna, Michele Martorelli. La Guardia di Finanza di Rimini ha invece eseguito un provvedimento di sequestro preventivo su beni e disponibilità finanziarie per circa 2 milioni di euro nei confronti di un 45enne di Coriano. L'uomo, abusando del rapporto di fiducia che aveva instaurato con un 90enne, sarebbe riuscito a truffare e derubare l'anziano di ingenti somme di denaro e oggetti preziosi. Proponendosi di aiutarlo nella gestione del suo patrimonio e delle pratiche, si sarebbe appropriato fraudolentemente della somma di oltre 460.000 euro. A insaputa del novantenne aveva anche stipulato un contratto assicurativo per poi inscenare e denunciare un falso sinistro finalizzato a beneficiare di un indennizzo assicurativo. Come se non bastasse, l'indagato si era impossessato di 49 preziosi appartamenti all'anziana vittima per un valore di 17.000 euro dopo averlo indotto ad assumere degli psicofarmaci. Il 45enne e due suoi fratelli sono accusati ora di riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Incidente mortale ieri pomeriggio a Forlì. Un uomo di 64 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto. Potrebbe essere stata la visibilità ridotta dalla forte pioggia a causare l'incidente mortale avvenuto mercoledì pomeriggio alle 18.30 a San Martino in Strada, nel Forlivese. A fare le spese un uomo di 64 anni, Antonio Andreola, che stava attraversando la strada mentre si trovava a pochi metri da casa propria. Proprio in quel momento arrivava un'automobile guidata da un uomo di 55 anni. L'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto. La vittima ha sbattuto prima contro il parabrezza, frantumandolo, poi è stata sbalzata a circa 30 metri di distanza, finendo rovinosamente
velenosamente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno prima attuato un disperato tentativo di rianimazione, ma poco dopo si sono dovuti arrendere alle evidenze e constatare il decesso. Sul posto anche la polizia municipale che sta lavorando per stabilire l'esatta dinamica della vicenda. Non è chiaro, ad esempio, se la vittima si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell'impatto. Per questo si stanno ascoltando i testimoni che hanno assistito alla tragedia. Ha patteggiato 2 anni e mezzo di carcere il 54enne cervese accusato di omicidio stradale dopo la morte del medico di Ravenna cui aveva tagliato la strada. L'automobilista era risultato positivo all'eroina. Era il 27 maggio 2018 quando il dottor Antonio Passari, 55 anni, dirigente del reparto di radiologia dell'ospedale di Ravenna, stava percorrendo la statale Adriatica in sella alla sua moto. All'altezza di Cervia, una macchina guidata da un uomo di 54 anni, residente in zona, gli ha tagliato la strada. L'impatto tremendo non ha lasciato scampo al medico, che è morto dopo alcune ore all'ospedale Bufalini di Cesena. Per il decesso è finito sotto processo il conducente dell'auto, accusato di omicidio stradale, che mercoledì ha patteggiato una pena di 2 anni e 5 mesi. Dopo l'impatto, l'uomo era stato sottoposto alle analisi del sangue ed era stato trovato positivo all'eroina. Lo stesso 54enne aveva ammesso di averne fatto uso anche se alcuni giorni prima. Circostanza che ha spinto la procura a formulare l'accusa più grave, punibile con la reclusione da 8 a 12 anni, pena che tuttavia si è ridotta drasticamente mercoledì, quando si è tenuta presso il Tribunale di Ravenna l'udienza preliminare. All'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, nonché quelle previste dalla scelta del patteggiamento. All'udienza erano presenti anche i familiari della vittima, che riceveranno un risarcimento in quanto parte offesa. Il 54enne potrà chiedere di scontare la pena in prova ai servizi sociali nell'ambito di uno specifico programma di recupero terapeutico. A questo si aggiunge la revoca della patente. Voltiamo pagina, è iniziata la campagna di disoccupazione agricola della CGIL, ma le prospettive per il 2021 non sono buone. Sentiamo il servizio. È Laura Mazzesi, la neo segretaria generale Fly CGIL di Ravenna. La sua nomina ha coinciso con l'avvio della campagna di disoccupazione agricola in un anno a dir poco complicato, che principalmente ha colpito il settore dell'ortofrutta. È una campagna che abbiamo inaugurato il 1° dicembre con l'avvio del call center, che in via straordinaria quest'anno, siccome sarà obbligatorio venire a fare la domanda presso i nostri uffici di patronato esclusivamente con l'appuntamento, abbiamo dedicato 3 operatrici a rispondere alle telefonate per fissare gli appuntamenti. Quali sono le prospettive per il settore? Devo dire che ad oggi noi abbiamo già incontrato importanti cooperative che non ci prospettano meravigliose prospettive in maniera particolare per i primi mesi del 2021. Come sappiamo bene, quest'anno è stato determinato, oltre che un danno scaturito poi dalla crisi pandemica che ha colpito il paese, anche da un danno climatico che ha subito il nostro settore. In maniera particolare, un calo drastico della frutta chiaramente ha determinato un drammatico calo delle giornate lavorate. Noi abbiamo avuto, siccome nelle cooperative agricole firmiamo le convenzioni ogni anno per garantire a quei lavoratori la riassunzione l'anno successivo, ma per garantire anche le fasce occupazionali. Persone che nel 2019 hanno lavorato in media 150-160 giornate, quest'anno faticano a raggiungere le 102 giornate per garantirsi il diritto alla disoccupazione agricola. Molti eventi quest'anno hanno optato per la formula online, sia in modo parziale che totale. È quanto successo anche al Festival del Buon Vivere di Forlì, vediamo com'è andata nel nostro servizio. L'emergenza sanitaria ha portato molti organizzatori a ripensare allo svolgimento degli eventi che prima erano in presenza, come è stato l'esempio del Festival del Buon Vivere di Forlì, che per esserci anche quest'anno ha dovuto riorganizzarsi con una nuova formula in streaming sui social network. E se da un lato la nuova formula è stata privata dalla presenza fisica degli spettatori, dall'altra ha permesso l'accesso al festival anche di quelle persone che si trovano oltre i confini regionali e nazionali.
sui canali social dove il Festival del Buon Vivere è stato trasmesso. Infatti si è arrivati a 167.000 utenti per la copertura dei video e più di 14.000 interazioni provenienti, oltre che dall'Italia, anche da altre 25 nazioni europee e non. Vista questa esperienza, pensate magari nelle prossime edizioni comunque di mantenere questo streaming online, anche se si tornerà in presenza? Assolutamente sì, perché appunto la comunità del Buon Vivere si è allargata talmente tanto, cioè sono 167.000 i punti di utenza raggiunti, quindi veramente tantissimi. E questa è una modalità che abbiamo deciso di lasciare proprio come continuità e anche come crescita che il Buon Vivere ha avuto in quest'anno. E sarà una modalità che assolutamente ritroveremo anche nell'edizione prossima del 2021 e non solo, perché effettivamente i tanti stimoli e la tanta energia che questa esperienza ci ha dato e tanti anche, come posso dire, resoconti positivi che ci ha trasmesso, ci sta facendo pensare a sì un'edizione 2021 in presenza a settembre, ma anche a tante altre iniziative importanti che sicuramente avremo modo di raccontare in un momento che creeremo all'inizio dell'anno prossimo. È arrivato il momento dello sport, sentiamo le ultime da Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal calcio, ospite della trasmissione Talk 24, il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha fatto il punto sulla situazione attuale del club. Andiamolo a sentire. È soddisfatto di come sta andando il Cesena? Ma direi che nella parte sinistra della classifica l'anno scorso non c'eravamo mai stati, quest'anno ci siamo, quindi siamo dentro ai play-off. Qualche punto in più in casa me lo sarei aspettato, però direi che è il progetto che ci aspettavamo. I ragazzi stanno reggendo anche in questo momento difficile? I ragazzi stanno reggendo anche in questo momento difficile, abbiamo dovuto superare il problema contagi, e lì è stato il momento in cui la squadra ha sofferto di più, perché fare il tampone in due giorni, chiusi in un albergo, e questo ci è capitato due volte da quando abbiamo iniziato la preparazione, è sicuramente uno stress che poi è difficile da togliersi mentre si va in campo, quindi speriamo che non ce ne siano altri. Passiamo ora sul nostro portale tr24.it con una notizia di calciomercato. Il Ravenna Women apre la campagna acquisti invernale con l'arrivo della giovane centrocampista Giorgia Melis. La classe 2002 proveniente dal Keralpen Belluno, formazione di eccellenza veneta, si unirà al gruppo del tecnico delle Romagnole Alessandro Recenti non appena riprenderanno gli allenamenti dopo la pausa forzata a causa della pandemia. Passiamo ora al basket, l'Unieuro Forlì ospiterà Chieti nella sesta giornata di Serie 2 domenica alle 18 tra le mura amiche dell'Unieuro Arena. La gara sarà però la seconda in ordine di svolgimento dopo alcuni rinvii e il play Giancarlos Rodriguez vuole conseguire un successo che seguirebbe quello ottenuto con Ferrara. Com'è vivere questa situazione? Lo slittamento del campionato, poi c'è stata comunque la Supercoppa, poi si parte, poi ci si ferma, poi si riparte ancora? Beh, sicuramente un campionato più duro degli altri, perché, come dire, programmare la settimana tipo non è, diciamo così, semplice come prima, anche perché possono cambiare quelle che sono magari anche gli orari degli allenamenti, oppure magari ci ritroveremo il 20, il 23, il 26 dicembre a giocare tre partite nell'arco di 7 giorni, e quindi sicuramente bisogna farsi trovare pronti e far sì che questa situazione non ci distolga comunque dal nostro obiettivo, che è quello di vincere più partite possibili. Forlì Chieti, ore 18, non solo su LNP TV PES, ma anche qui su Teleromagna. Detto questo, che partita ti aspetti? Chieti l'avete già affrontata contro, avete già giocato contro di lei in Supercoppa, però era una Chieti senza Santiangeli, così. Ci aspettiamo sicuramente una partita dura, fisica, e anche perché loro sono, come dire, una squadra, un'ottima squadra, sono venuti qua, insomma,
durante la qualificazione per la Supercoppa e se la sono giocata ad armi pari per tre quarti, quindi penso che verranno qui per fare il risultato. Però da parte nostra, come dire, ci sarà un atteggiamento consistente, anche perché vogliamo, come dire, confermare la vittoria contro Ferrara, poi soprattutto dato che giochiamo a casa nostra, vogliamo che le cose vadano in una certa direzione. È tutto per lo sport, Elisabetta, te la linea. Grazie Marco, ora il meteo, sentiamo le previsioni. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Neanche il tempo di assaporare le prime timide schiarite che una nuova perturbazione è pronta a interessare parte dell'Emilia Romagna. La giornata di venerdì inizierà infatti con qualche timida schiarita tra Ferrarese, Bolognese e soprattutto la Romagna, ma i cieli altrove saranno già grigi per l'arrivo di una perturbazione che fin dalla mattinata porterà le prime precipitazioni su Piacentino e Permense. Quota neve in rapido rialzo da 600-700 metri si porterà rapidamente oltre i 1000-1300 metri di quota. Durante il pomeriggio i cieli diventeranno grigi ovunque, con precipitazioni deboli lungo il corso del fiume Po, precipitazioni a tratti abbondanti sull'Appennino Piacentino-Parmense e in serata anche su quello reggiano e modenese, quindi colpito soprattutto l'Appennino, dove potrebbe cadere tanta pioggia, nevicata e purtroppo a quote molto alte per via dell'aria calda che accompagna questa perturbazione. La neve potrebbe cadere anche sopra i 1600-1700 metri di quota. Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 6 gradi, i valori massimi saranno per lo più stazionari sull'Emilia centro-occidentale con valori intorno ai 6-8 gradi, valori fino a 12-13 gradi sulla Romagna e parte del Ferrarese. La giornata di sabato vedrà ancora forte maltempo in Emilia con piogge ancora a quote alte e quota neve che tenderà a scendere rapidamente nel corso del pomeriggio. Precipitazioni in arrivo poi sulla Romagna tra il pomeriggio di sabato e domenica mattina. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Si chiude qui questo telegiornale, su tr24.it trovate come sempre tutte le ultime news aggiornate. Grazie per l'attenzione e buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.